Martedì 7 luglio ci troviamo a Torino per il workshop di Infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Torino. Si parla di architettura sostenibile, ma anche di involucro edilizio e di involucro energetico. Tanti temi, tra cui smart building, materiali e tecniche costruttive. Abbiamo cercato anche di capire con i tanti specialisti del settore quali sono le tecnologie presenti sul mercato. Allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Noi realizziamo prodotti in legno. E quale prodotto più ecosostenibile del legno, insomma, a differenza di tutto quello che oggi sta succedendo sul mercato e l'invasione che stiamo avendo da parte di prodotti alternativi al legno, quale la plastica, l'alluminio per carità, comunque anche lui, ma in ogni caso il nostro prodotto è qui da vedere, dal punto di vista della sostenibilità è veramente unico, perché il legno sia come produzione sia come smaltimento è uno di quei prodotti eccezionali, perché lo si lavora facilmente, lo si trova facilmente in natura. Dal punto di vista delle tecniche di costruzione e dei tipi di materiali utilizzati per realizzarlo, anche lì insomma ci siamo mossi come oggi ci viene richiesto, quindi le verniciature che vengono date sono verniciature all'acqua, non più a solvente, quindi non sono più ad impatto anche per l'ambiente in cui vengono montati, quindi non rilasciano all'interno delle stanze quelle sostanze tossiche che prima le vernici rilasciavano. Quindi diciamo che l'insieme del prodotto ha preso questa direzione della sostenibilità e della vivibilità e del piacere di poter vivere un prodotto di legno. La nostra azienda è specializzata nella produzione, quindi nella trasformazione della materia prima, dalla materia prima al prodotto finito, quindi facciamo tutti i passaggi adatti e adeguati per poter arrivare nelle case delle persone con il prodotto finito, seguendoli dalla produzione all'assistenza finale e al rilievo misure, alla posa in opera e all'assistenza del post vendita, che è fondamentalissima, perché sappiamo tutti che i prodotti poi necessitano magari di assistenze varie, di registrazioni, sistemazioni parziali e via discorrendo. Noi siamo sul territorio proprio con tutta questa struttura che ci permette di seguire in toto le persone che decidono di affidarsi a noi quali fornitori per le loro abitazioni, insomma.